Buongiorno a voi, sto sorseggiando un caffè americano con il dottor Franco Berrino, che voi tutti conoscete, tra l'altro è responsabile di un progetto di cui parliamo oggi, il progetto Me. Vi dico subito tutte le cose che dovete sapere, ma perché abbiamo scelto un caffè americano? Perché io ho seguito il dottor Berrino, ho detto che cosa prendiamo e lui mi ha detto un caffè americano, perché? Ma allora, americano rispetto all'espresso, semplicemente per diluire un pochettino tutte le sostanze che ci sono nel caffè, che sono delle sostanze anche utili, però è molto concentrato il nostro caffè espresso, per questo la gente ci mette lo zucchero, no? Per cercare di moderare un po' questa forza del caffè, no? Invece se tu lo diluisci con un po' d'acqua calda, tra l'altro è più piacevole perché puoi bere di più. E il gusto è più delicato, no? E si hanno tutti i benefici del caffè, qualche piccolo rischio, ma anche tanti benefici del caffè. E quindi infatti io sono stata ben attenta, non ho preso neanche un grammo di zucchero, era lì, ma ho detto no, cioè, dottor Berrino, intanto grazie per essere qua con noi oggi, io vorrei parlare subito di un progetto che a me sta molto a cuore, come tutti i progetti che lei ha ideato e seguito, dal progetto Diana, recentemente con la dottoressa Villarini abbiamo anche parlato del Diana Web. Adesso siamo tutti che è una cosa bellissima perché è un progetto in cui la gente partecipa attivamente, no? Cioè anche la gestione del progetto è condivisa con i partecipanti, e questo modello di ricerca partecipata che si sta sviluppando anche in vari paesi, e io penso che sarà una grande cosa nel futuro. E io vorrei fare proprio, ma poi ci penseremo con lei, un esperimento di un progetto di una ricerca partecipata con gli ascoltatori di Obiettivo Salute, senza limiti, e chissà mai diventeremo internazionali, ma ci lavoreremo. Potrebbe essere una buona idea, mi piace l'idea. Noi abbiamo fatto questo sforzo e quindi di passare, di tenere sia la radio che la diretta video, che lega molto perché noi vediamo in faccia i nostri interlocutori, perché anche il medico, il modo in cui parla, gesticola, ci guarda, no, in qualche modo è parte della cura e parte anche del convincimento. Mettiamolo in cantiere, ma intanto parliamo dell'oggi, e oggi vogliamo parlare del progetto Me. Intanto un progetto che idealmente potrebbe interessare tutte le persone. Potrebbe interessare tutte le persone, si rivolge a chi ha più di 50 anni, fino a 80. E però scegliamo le persone che hanno qualche problemino, cioè che hanno la pancetta. Hanno magari la pressione alta o stanno curando la pressione alta, hanno i trigliceridi un po' mossi, la glicemia un po' alta, il colesterolo buono un po' basso, cioè le persone che hanno la sindrome metabolica, no? Questo me sta per metabolica. Sono persone che hanno un alto rischio di ammalarsi, si ammalano molto di più di infarto, di diabete, di cancro, di Alzheimer. E allora noi vogliamo ho letto sul vostro progetto, sul Deprian del vostro progetto, che le persone che soffrono di sindrome metabolica e quindi hanno tutti questi valori un po' sballati a cui lei, dottor Berrino, si riferiva, vivono in media 5 anni di meno di chi non li ha. Quindi sono 5 anni di vita. Perché si ammalano di più delle malattie croniche di oggi, che possiamo tranquillamente evitare. Beh, non è una garanzia, il 100%, anche chi mangia bene, chi è snello, chi fa tutto bene, si può ammalare, però si ammala molto, molto meno. E quindi mediamente sì, c'è 5 anni di differenza. Ed è affascinante il fatto che abbiamo già dimostrato che si può fare regredire questa sindrome metabolica, cambiando un po' il nostro stile di vita, facendo un po' di attività fisica tutti i giorni. Ma allora la gente non la vuol fare perché andare in palestra con la pancia quando ci sono tutti questi ragazzi così però non possiamo neanche lasciarli a casa, è vero così, ma guardate che basta cominciare con poco, 10 minuti al giorno, 10 minuti di una passeggiata col passo veloce, nel volgere di una settimana o due farai un quarto d'ora, nel volgere di un mese farai mezz'ora, e mezz'ora al giorno di una po' di attività fisica ti salva la vita. E poi, dopo che fai mezz'ora al giorno, ti accorgi che ti piace,
E a quel punto lì, a quel punto lì scatti il meccanismo preventivo, no? Per cui lo fai perché ti piace, no? All'inizio Certo. devi magari sforzarti un pochettino. L'importante è farlo tutti i giorni. Dottore, chi cercate? Quindi il profilo l'abbiamo visto, voi seguite delle persone e quindi chi state cercando? Si può ancora Si può ancora partecipare? Ecco, partecipare, anzi, mi raccomando, naturalmente lo studio iscrivetevi. si fa a Milano Sì. e bisogna venire a Milano almeno una volta al mese, no? Sì. Bisogna avere questa disponibilità per poter partecipare e si fanno dei corsi di cucina. Si lavora sulla cucina, Sì. sul cibo e queste cene delle persone che partecipano al MMA sono molto simpatiche proprio, no? Perché le persone poi si appassionano, perché scoprono che la gastronomia Non me lo preventiva dica, dottor Berrino, perché ancora è mi proprio chiedono buona. i biscottini del dottor Berrino, le cecine, ma le daremo, eh. Ma intanto devono venire, sì, una volta. Almeno una volta al mese devono Sì, venire a dovete Milano, mettervi d'accordo all'inizio con due Italo volte o le Ferrovie dello Stato, la Frecciarossa, per ma fare sai che un. un'idea? Possiamo fare una proposta, Ecco, vede, per io pagare il fornisco viaggio. idee così, da una, sì, o Italo e le Ferrovie dello Stato, magari investono appunto in un progetto di Ma sai che hai salute. ragione, io proverò a contattarli, sì, Dai, e poi vediamo. facciamo un progetto qua. Ebbene, però a metà di queste persone che partecipano prendono anche un farmaco, Sì. che è la metformina, che deriva da una pianta, è la Galega officinalis, una pianta che ha tanti usi. Ho visto che quando la mia nuora allattava c'era anche la Galega officinalis nella tisana che prendeva per fare Dai, venire il latte. segnate, E questa metformina, abbiamo già dei risultati preliminari che sono assolutamente affascinanti. Nella gran parte dei tumori c'è una sostanza nel sangue, una RNA, un RNA che regola l'azione di tanti geni, si chiama microRNA 21, che è molto alto. E con la metformina abbiamo visto che lo abbassiamo in un modo molto significativo, no? Quindi Caspita. siamo molto contenti perché si sa che i diabetici, che è un farmaco che si usa da 50 anni per curare il diabete, e i diabetici che sono curati con metformina si ammalano Di meno di tumore. tumore che i diabetici che sono curati con altre, con Tra l'altro un antifarmaci. farmaco che costa poco, È un farmaco che costa pochissimo. niente, proprio per quello, infatti non c'è nessuna ditta farmaceutica che è interessata a finanziare lo studio, Adesso mi perché faccio non c'è da venire un'altra guadagnare, idea. non c'è da guadagnarci, anzi stanno cercando di modificare la molecola per poterla brevettare, no? In modo tale da promuoverla, no? Vabbè, insomma, questi Questi sono sono i soliti. i limiti del nostro mondo che è governato da leggi Quindi una finanziarie. parte di questi partecipanti che hanno 50 anni, uomini o donne che non hanno avuto un tumore, che Metà prende sono, tutti i giorni questa hanno pillola. la sindrome metabolica, prenderà questa metformina, questo vecchio medicina, vecchio farmaco utilizzato spesso dalle persone con diabete, che sembrerebbe ridurre questo No, questo ri rinuncio. chiaramente riduce la Ecco, questo produzione già. di questa sostanza che ha la funzione di attivare i geni del cancro. Ma allora scusi, dottor Berrino, la fermo e poi continuiamo. Ma se ci sono già queste evidenze, non si potrebbe prendere la metformina per una sorta di prevenzione a cappello Ma del sai, anche. sì, teoricamente sì, però sarebbe meglio avere una prova solida che Certo. serve. Stanno partendo altri studi anche in altri paesi, Bene, negli Stati quindi. Uniti, in Germania stanno partendo degli studi sulla metformina, per cui fra qualche anno ci sarà una risposta Ma solida, voi insomma. l'abbinate naturalmente ad un cambio dello stile di vita, alimentazione e Esattamente, queste attività. 2000 persone che partecipano, cioè adesso siamo a 1500, Ultimi posti occupate di voi? sono divisi in quattro gruppi: chi modifica la dieta e prende la metformina, chi modifica la dieta e prende il placebo, ma a tutti diamo le stesse raccomandazioni sull'alimentazione, però metà li aiutiamo nel cambiamento, un po' di più rispetto agli altri. E quindi sono quattro gruppi, no? Con o senza dieta, con o senza metformina, e vedremo che cosa succede. E il nostro obiettivo è di ridurre tutte le malattie croniche, non solo i tumori che sono scopo Certo. istituzionale dell'istituto dove facciamo lo studio, ma anche l'infarto, anche l'ictus cerebrale, anche il diabete, anche l'Alzheimer.
Perché ormai avete capito, perché è arrivato anche a noi questo messaggio, che la più parte delle malattie croniche che affliggono le popolazioni del mondo, dei paesi occidentali ricchi, derivano in parte, cioè hanno diversi fattori, ma sicuramente la sindrome metabolica, quindi lo stile alimentare e il tabacco, sono quelle che le due cause, no, che producono più danni. Tabacco, alimentazione e vita sedentaria. Questo c'è anche l'altro fattore. Che tutti, ormai tutti facciamo una, tendenzialmente facciamo una vita sedentaria. Dottor Verrino, quindi noi naturalmente mettiamo tutti i riferimenti per le persone che volessero ancora aderire a questo studio, vuole dare anche qualche indicazione, è meglio farlo in fretta, perché comunque con la fine dell'anno, con gennaio, dobbiamo chiudere il reclutamento e arriveremo quando, anche perché finiscono i soldi, per cui non è... Ecco, quindi sostenete, iscrivetevi, ma noi vi mettiamo tutti anche i numeri di telefono, dovete essere disposti, se non vivete a Milano, di venire una volta a Milano, perché vi facciamo gli esami del sangue, è gratuito comunque. È tutto gratuito, ecco. Certamente, non possiamo pagarvi il viaggio. Ecco, però chissà mai che lei trovi con questa cosa, andiamo, si va a bussare a Italia, alle Ferrovie dello Stato e quant'altro, chissà mai. Dottor Berrino, approfitto per chiederle, parliamo di sindrome metabolica, parliamo quindi di parametri che sono un po' alterati. Sicuramente le scelte alimentari possono contribuire a riposizionare tutti i nostri valori, e quindi le chiederei, una persona che ha la pressione alta o ha il colesterolo elevato o ha questo problema della pancia un po', ecco, non potendo magari aderire al progetto MMM perché per una questione di anni eccetera, noi comunque diamo vi serviamo. Allora, raccomandazioni del dottor Berrino. Guardate, gli studi, i grandi studi in cui seguiamo le persone, le snelle che diventano sovrappesi, sovrappeso che diventano obeso, danno dei risultati molto molto coerenti. Sono studi su centinaia di migliaia di persone. Le patatine, le patate fanno ingrassare. I salumi, le carni rosse, le farine raffinate, quindi il pane bianco, i dolci di pasticceria, queste sono le cose che promuovono l'ingrassamento. L'eccesso di proteine nella nostra alimentazione, noi mangiamo il doppio delle proteine di cui abbiamo bisogno, e più proteine mangiamo, più ingrassiamo. Nonostante sapete che ci sono le diete iperproteiche per far dimagrire, ma quelle sono diete talmente iperproteiche, invece che il 15% delle calorie sotto forma di proteine che già fanno ingrassare, quelle sono il 50-60%, e allora fanno dimagrire perché intossicano. E infatti chi fa queste diete poi dopo un po' non ce la fa più, riduce la quantità di proteine, ma cerca sempre di mangiare magari un po' più proteine, rimane sul 20% delle calorie sotto forma di proteine e quindi ingrassa di nuovo. Ci sono questi fenomeni di dimagrire e ingrassare. L'effetto io. Però è importante dire anche che cosa aiuta a non ingrassare. Sì, ma dottor Berrino, adesso lo diciamo, quando lei mi dice proteine, ne mangiamo comunque troppe. Ecco, proteine, lo sappiamo, hanno fonti animali o vegetali. E sono prevalentemente le proteine animali, ecco, che fanno. Però nell'immaginario, cioè, ci sono persone che ad esempio non mangiano i legumi perché pensano, a parità tra un filetto di pesce e un piatto di fagioli o di lenticchie, si pensa che il pesce ingrassi meno della lenticchia, ecco. No, ingrassano più o meno uguali, non, il pesce non è... Ho detto il pesce per non dire che... oppure carne o... La carne ingrassa, i fagioli no, è sorprendente. Sì. Quello che aiuta a non ingrassare sono i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta, anche la frutta oleaginosa, molto calorica, noci, nocciole, mandorle, migliorano il nostro metabolismo e ci aiutano a non ingrassare. Quindi facciamo una giornata tipo del dottor Berrino, mirate, rivolta alle persone che hanno il colesterolo un po' elevato, stanno prendendo la pillolina per la pressione, devono smaltire un po' di chili che vanno spesso anche nelle donne, soprattutto in menopausa, nel climaterio, a posizionarsi intorno al giro vita. Iniziamo dalla colazione. Allora, facciamo una colazione
a basso indice glicemico, cioè che faccia alzare poco la glicemia. Perché se facciamo una colazione molto ricca di zucchero e di farine, di biscotti fatti con la farina bianca e così via, facciamo alzare molto la glicemia e poi il pancreas risponde producendo molta insulina e allora cala molto la glicemia e ci viene fame. Più zuccheri mangiamo, più ci viene fame di zuccheri. Questo è uno dei meccanismi dell'obesità. E quindi cosa mangiamo perché non alzi tanto la glicemia? Allora prendiamo magari un pane integrale, vero, invece che un pane bianco. Questo può essere un primo passo. Ebbene, metterci un grasso di buona qualità. Se volete mettere una composta di mele sul vostro pane o una marmellata senza zucchero, sono sempre enormemente dolci queste marmellate commerciali, sì. No? Però è meglio mettere anche un po' di grasso buono. Per esempio, io ci metto un po' di tahini, il burro di sesamo. E tra l'altro è molto buono, no? Il grasso così quel grasso rallenta la velocità di assorbimento del glucosio. Ma una cosa molto utile è fare le cecine. Le cecine sono, che adesso tra l'altro arriva anche la farina di castagne, possono mescolare. Guarda, stamattina ho fatto le cecine. Come le fai? Ho messo a bagno ieri sera la farina di ceci e la farina di castagne, metà e metà. Sì. Pizzico di sale, l'ho lasciata lì tutta la notte, così si è imbevuta bene. Stamattina avevo la mia pastella. Sì. E allora ho unto la padella con un pennello, con l'olio extravergine di oliva, e ci ho versato sopra delle cucchiaiate di questa pastella. Sì. E con una spatola le ho girate, si induriscono subito. Ci vuole un minuto per farle. E allora mi sono mangiato queste meravigliose cecine di la farina di castagne dà il dolce, sì, no? Perché abbiamo anche c'è la domanda, mi dico sì, adesso scusi perché io poi mi perdo. Allora, una passeggiata di 10 minuti al giorno, abitando nella pianura padana dove c'è un tasso altamente inquinato, credo che si muoia ancora prima. Questo ci scrive Silvana. A proposito di inquinamento, adesso a Torino dicono addirittura di non aprire le porte e le finestre, dottor Berrino. È vero, è terribile l'inquinamento in cui ci troviamo a vivere. Io a Milano cosa faccio? Mi alzo presto al mattino e abito nel centro, però al mattino un po' i veleni si sono depositati, quindi mi muovo prima che ci sia il grande traffico e vado a camminare lungo i Navigli, dove c'è un po' meno, no? Però so benissimo. Infatti l'ho incontrato. Infatti è vero, ci siamo incontrati. Sì. E quindi vado prima che ci sia il traffico, in modo da certo. Non... Però c'è ragione di ritenere che nonostante l'inquinamento è meglio camminare. Sai, aumenti un po' la ventilazione, metti dentro un pochettino più di aria, però non è, tanto te lo prendi lo stesso, non è anche in se... casa e fuori casa, perché abbiamo anche l'inquinamento indoor, quindi... Perché la storia di chiudere le finestre mi sembra è abbastanza ridicolo, no? Abbiamo misurato la concentrazione di PM10, PM2,5, fuori e al nostro ufficio quando ero su al quinto piano, uguale, no? Per cui non è... sì, va bene quando proprio hai la finestra sulla strada dove passano i mezzi pesanti, no? Probabilmente conviene certo. Tenerle chiuse, insomma, però se già sei un po' su, non cambia tanto, purtroppo. Ecco, ma l'alimentazione, un tipo di alimento, perché poi non sappiamo, si cade dalla padella alla brace, un tipo di alimentazione che privilegia le frutta e la verdura, ma poi magari Silvana mi scriverà, magari interviene dicendomi sì, ma dove vengono coltivati e con che cose? Insomma, noi in qualche modo, da questo inquinamento che ha un peso anche nell'insorgenza di malattie cardiovascolari e probabilmente anche di alcune forme e di tumore. Ma non solo, ecco. I miei ex assistenti hanno mostrato che chi vive nelle zone più inquinate, le donne che hanno avuto il cancro della mammella, che vivono nelle zone più inquinate, hanno più metastasi. E questo è legato al fatto che questo inquinamento aumenta lo stato infiammatorio cronico e le molecole dell'infiammazione stimolano la proliferazione delle cellule tumorali. È assolutamente grave l'inquinamento, quindi... Ma noi... abbiamo una strategia, cosa possiamo fare oltre che subirlo e cercare, sicuramente ciascuno di noi può fare la sua parte, ridurre magari l'utilizzo della macchina, però noi, le nostre azioni possono arrivare fino a un certo punto e poi subiamo quello, no, delle scelte. Mi sto chiedendo se c'è tutta questa discussione della politica oggi sui giornali, ogni giorno si discute sulla legge elettorale, c'è qualche partito che parla di riduzione dell'inquinamento? Non mi sembra.
Guardate che è una cosa molto importante, dobbiamo salvare questo pianeta per i nostri figli, per i nostri nipoti, si troveranno veramente a dover ripulire i mari, ripulire la terra, ripulire l'acqua inquinata, l'acqua che beviamo. Ma c'è una ricetta che lei segue per ripararsi, proteggersi, schermarsi un po' da questo? Ah, individualmente dici? Sì. Ma io sono una persona privilegiata, nel senso che ho una pensione abbastanza ricca, nel senso che facevo il primario ospedaliero, insomma, per cui posso permettermi di allontanarmi dalla città abbastanza frequentemente. Quindi io mi allontano dalla città, ma le persone normali Che che vanno a devono lavorare lavorare, che fanno i quotidianamente e che conti hanno con anche lo magari uno stipendio. stipendio di 1.000 euro al mese, no? È ben difficile che possano proteggersi. E quindi allora portiamo i bambini il più possibile fuori, almeno nel weekend, portiamoli in campagna, portiamoli in montagna, in modo tale che, no, basta salire un po' verso la grigna, no? Sì. E l'aria già E cambia. l'aria già cambia, si vede come sporca l'aria in basso, per cui portiamo i nostri bambini fuori, in particolare se gli viene la febbre, se gli viene il muco e così via, invece che dargli gli antibiotici, se abbiamo la benché minima possibilità, portiamoli fuori. Dottor Berrino, invece dall'alimentazione ci sono delle sostanze contenute negli alimenti che possono in qualche modo proteggerci, frutta, verdura, legumi, E come? E è come? E come? meglio aggiungere o dare la preferenza ad alcuni gruppi di alimenti, soprattutto in questo periodo in cui l'inquinamento sale in maniera così Per preoccupante? proteggerci da alcuni di questi aspetti dell'inquinamento, l'alimentazione è estremamente importante. La cosa importante è la varietà del cibo vegetale. Sì. Quindi basiamo la nostra alimentazione non esclusivamente, ma prevalentemente su cibo di provenienza vegetale, che contiene le sostanze antiossidanti, che contiene le sostanze antinfiammatorie e quindi in qualche modo contrasta l'azione dei veleni a cui siamo esposti. E la varietà è importante. Guardate che l'orto invernale è una meraviglia, oggi ci sono tutte le varietà di cavoli, il cavolo fiore, il cavolo cappuccio, il cavolo verde, il cavolo romano, il cavolo rapa, Tutte i quelle delle broccoli, le piante delle crucifere che hanno e delle poi proprietà c'è la antitumorali. zucca, e poi ci sono i finocchi, e Ieri poi ho ci sono mangiato la zucca fritta. la zucca fritta, ma che È meraviglia, una vero? cosa buonissima, non l'avevo mai mangiata, Io invece mi invece, sono fatti i aspetta. gnocchi con la zucca e con la farina di grano saraceno. Impasti Quindi, la zucca con la farina di grano saraceno, vengono dei gnocchi ma deliziosi. come si tengono insieme da soli? Stanno benissimo insieme senza Allora, problemi. zucca si passa al Si passa al forno forno oppure la o fai cuocere al vapore, insomma. L'importante è che non sia troppo bagnata questa purea di zucca, se no prende troppa farina e i gnocchi rimangono duri, no? Sì, vengo il degno conio in quel momento, pesanti. Facciamo asciugare un pochettino la purea di zucca, poi l'impastiamo con la farina di grano saraceno, tagliamole, in 3 minuti Buttano. è anche molto veloce da preparare. E questo così siamo arrivati dalla nostra colazione delle cecine del dottor Berrino, siamo arrivati ai gnocchi di zucca. Gli gnocchi di zucca A può essere pranzo, un che ottimo cosa? pranzo. Adesso abbiamo sorseggiato il caffè americano senza zucchero, ma a pranzo un pranzo equilibrato per considerato. Ma noi siamo il paese della pasta e fagioli. Eh? Ma che Che meraviglia è bontà. la pasta e fagioli, la pasta e ceci, la pasta con le lenticchie, cioè un cereale, una pasta buona, scegliete una pasta buona, ma non importa che sia integrale, va benissimo la pasta integrale, però la pasta integrale vera, non la pasta integrale fatta mescolando la farina bianca con la crusca, ma anche la pasta bianca. Nonostante sia bianca, ha un indice glicemico molto basso e i fagioli lo riducono ancora. Quindi è veramente una cosa, mangiando la pasta e i fagioli possiamo lavorare, zappare nell'orto per tutto il pomeriggio fino a sera. Anche perché poi sono piatti che noi possiamo preparare in anticipo e che sono più buoni restando lì, anche il Esattamente, giorno esattamente. La dopo. gente dice, ma per cuocere i fagioli ci vogliono 2 ore. Ma benissimo, Intanto voi ma vedetevi un tu film. Ecco, intanto vedetevi un film, esattamente. perché così alla sera, intanto che oppure chiacchieriamo, intanto i La gente fagioli non sa più cuociono. cosa sono i legumi e poi ma se mangi i legumi mi gonfia la pancia. Ecco, partiamo. Sì. Anche questo viene così, è uno dei problemi Pensa che che allontana. una volta fino a 60 anni fa,
gli italiani mangiavano legumi tutti i giorni dell'anno, quasi tutti i era giorni considerata la carne dei poveri, ma era perché... molto buona però, no? E quindi vuol dire che si può, no? basta abituare l'intestino. Se non li mangi mai, ecco, quando li mangi non ci sono nell'intestino i microbi giusti per digerire queste fibre. Quindi le prime volte i fagioli passali al passaverdura, non sì, al frullatore, al passaverdura, per togliere le bucce, sì, così togli un pochettino delle fibre che possono fermentare, sì, e le prime volte mettine pochi e poi aggiungi piano piano, e così i microbi a cui piacciono le fibre dei fagioli diventeranno importanti nel nostro intestino e ci aiuteranno a digerirli. Certo. E non ci sarà il gonfiore di pancia. Dottor Berrino, prima di salutarci, perché la nostra chiacchierata è quasi volata, stiamo affrontando, l'abbiamo parlato dell'inquinamento, arriveranno i periodi delle influenze, quindi virus influenzali, parainfluenzali, con tutto il corredo di sintomi che l'influenza comporta, anche nausea, mal di pancia. Lei ci dà sempre delle indicazioni utili per ritornare un po' in equilibrio. Guarda, se noi mangiamo bene, se il nostro intestino funziona bene, se facciamo la cacca tutte le mattine, il nostro sistema immunitario funziona bene. Già vediamo fra i partecipanti al progetto MEMEME che si ammalano meno di influenza. Cioè, mangiando bene ci difendiamo anche dalle malattie infettive, migliora, gli studi sono molto chiari, e chi ha una dieta ricca di fibre muore meno di diabete, muore meno di infarto, muore meno di cancro, muore meno di malattie dell'apparato respiratorio, muore meno di malattie dell'apparato digerente, muore meno anche di malattie infettive, proprio perché si fa funzionare bene l'intestino. Per cui iscrivetevi al progetto MEMEME e possiamo dare il numero di telefono. Sì, certo. Allora, il progetto, il numero di telefono è lo 02... Sì. Giusto? 23 90 28 68, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Naturalmente noi mettiamo tutti questi riferimenti anche in chiusura di puntata. Perfetto. Perché benissimo, voi possiate vederlo. Ricordiamo che si cercano volontari che hanno una circonferenza vita superiore a 85 centimetri nelle donne e superiore a 100 negli uomini. Non è difficile, su questo. Dovete avere un'età superiore ai 50. Filippo Aureggi ride, ma lui è giovane. Devi aspettare ancora qualche anno anche per Filippo, perché deve età superiore ai 50 anni. Ma pensa che c'è una signora che mi ha detto: ma se io ingrasso un pochettino mi prendete? Dico: no, no, per carità. Poi essere disponibile ad assumere per 5 anni. Sì. Due compresse al giorno di metformina oppure placebo. La metformina, abbiamo detto, il dottor Berrino ci ha spiegato che è un farmaco utilizzato da più di 50 anni che riduce questo, io non lo so, non me lo ricordo, questo micro RNA21. Lo dice lui, ecco, che ha una relazione stretta con l'insorgenza dei tumori. Poi non avere avuto o non avere dei tumori. Non avere dei tumori in atto, sì. Non avere avuto un infarto e non avere il diabete, perché noi vogliamo prevenire il diabete, vogliamo prevenire l'infarto. Prevenire, allora, è una straordinaria opportunità. Io vi invito a coglierla al volo. Ci sono più solamente pochi posti, per cui affrettatevi, iscrivetevi una volta al mese. La vostra salute può, no? Si ma merita poi, questo. Ma poi è divertente incontrarci. Non e è poi, una cosa, e poi è divertente perché poi si mangia anche, si mangia con le ricette naturalmente che preparerete insieme. È un cambio di passo per la salute, tra l'altro un investimento in un'età della vita in cui il suo collega, il dottor Riboli dello studio Epic, sì, diceva proprio che tra i 50 e tra i 45 e i 65 anni si gioca un po' la partita sulla salute futura. Ho capito bene? Esattamente, sì. Quindi non aspettate non ingrassate apposta per fare naturalmente il progetto MEMEME, ma se avete qualche amico che risponde a queste caratteristiche, passate voce, perché io voglio che lo studio sia veramente traboccante di volontari. Naturalmente
se viene, se c'è il marito che ha queste condizioni e la moglie no, però invitiamo tutti e due a pranzo quando no, Sì, certo. Potete andare anche accompagnati, anche se siete magretti, se siete degli ossi, come me e il dottor Merlino. Osso mi chiamano infatti le mie Osso, ah, osso, figlie, sì, non più mamma. bene. Osso, andate accompagnati, cioè uno smilzo, un po' uno morbidino, perché vi aspetta il progetto MMM, ma naturalmente tutte le indicazioni anche del dottor Berrino, mettiamo tutto per voi, dottor Berrino, grazie. Pensi all'idea che le ho date o a un progetto da fare con i nostri amici? Mi piace.